Le due regine del tennis azzurro, la brindisina Flavia Pennetta e la tarantina Roberta Vinci, sono state premiate ieri sera a Bari nella serata Gala dello Sport promossa dal CONI. La serata, presentata dall'attore Antonio Stornaiolo, è stata introdotta dall'esibizione delle farfalle azzurre dell'aeronautica militare, tra cui la barese Marinella Falca. Nel corso del galà sono state assegnate diverse onorificenze dello sport pugliese a ben 130 tra atleti e società sportive. In platea e sul palco a conferire i premi un emozionato governatore Michele Emiliano, che ha anche scherzato sui motivi della sua assenza alle finali americane degli US Open. Ricorderete certamente che Matteo Renzi, per lo stesso motivo, invece, diede buca alla tradizionale apertura della Fiera del Levante. Io avevo un desiderio inappagato, avrei dovuto correre da voi a vedervi giocare, ma quel giorno proprio non ce l'ho fatta, ero alla fine del Levante. A sfilare sul palco per le premiazioni c'erano anche il segretario generale del CONI, Roberto Fabricini, l'assessore regionale allo sport, Raffaele Piemontese, e il presidente regionale del CONI, Elio Sannicandro. Ci sarà la possibilità di vedervi in campo contro in Puglia, magari a Brindisi o a Bari o a Taranto? Contro? No, insieme magari. Un doppietto, singoli no, si fa troppo fatica, ecco. Meglio un doppietto. Ok, io ci sto. Flashback, è finita la finale, siete a rete, che cosa vi siete dette? Ma io l'ho abbracciata e le ho detto: brava Penna, complimenti, goditi questo momento. Lei mi ha detto: grazie Ro, questa è la mia ultima partita agli US Open, ti voglio bene. E basta. Io non mi ricordo niente. Vabbè, io ho perso un pochino un momento, diciamo che non è stato così. Troppi pensieri sono venuti tutti insieme, quindi un pochino quello, perché ho saputo che è l'ultimo anno, quindi benvenuto al clan.